Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xuder e ragazzi oggi voglio ovviamente condividere con voi il nuovo aggiornamento che Supercell questa mattina ha rilasciato intorno alle 9:30-10, non lo so, dormivo! Però ragazzi finalmente è arrivato il nuovo update di dicembre che ha portato nel nostro Clash Royale le 3 nuove carte, una rara, una epica e una leggendaria, la nuova arena, il bilanciamento delle carte che ci hanno già anticipato qualche giorno fa sulle News Royale e la nuova sfida Scaricuccioli versus Cacciatore. Come vedete ragazzi al momento sono in 4-0 e non sto assolutamente giocando male, facendo i dovuti scongiuri, però volevo condividere con voi ragazzi un paio di partite che ho fatto appunto con dei deck che secondo me possono seriamente essere usati per sviluppare al meglio la potenza sia del cacciatore che delle scaricucciole. Le chiamiamo mini scariche, le chiamiamo, perché io scaricucciole sinceramente non riesco a chiamarle, troppo un casino. Andiamo a vederci la prima ragazzi delle due, dove vado a creare un deck che colpisce dalla lontana con l'aiuto appunto delle mini scariche. Abbiamo preso il cerbottaniere, il tronco, prenderei anche il drago e per chiudere il quartetto di carte che possiamo scegliere vado di Bombarolo, che non si sa mai possa ritornarci utile qualora lui giochi dei barbari, dei mega barbari o delle truppe che vanno a pushare sotto la nostra torre. Vediamo subito di recuperare tutto l'elisir necessario per partire a fare la nostra giocata e giù con il mago di ghiaccio sulla sinistra, mentre lui apre con una torre bombardiera preventiva centrale, va a tirare il rocket ma missa il mago di ghiaccio, molto arrabbiato se non ricordo male. Esatto, in questo frangente noi possiamo aprire con ben 4 goblin che tirano dalla lontana, ma la torre purtroppo, avendo locato il mago di ghiaccio ed avendo il danno a splash, va a tirare giù i miei goblin ma non colpisce il cerbottaniere, che può ragazzi, protetto dal drago, andare a tirare delle legnate fucilantemente devastanti alla torre, lasciandola a 537 in meno di 50 secondi. Attenzione alla princess che entra, andiamo a pulire subito con un bel tronco in modo che spostiamo anche involontariamente ma fortunosamente Log Rider giù con le mini scariche. Andiamo a fermare Log Rider che riesce solo a tirare una hit, purtroppo gli arcieri tirano giù il mio goblin cerbottaniere ma non danneggiano, cioè ma non eliminano le mie 3 mini scariche. Quindi di nuovo il drago sulla torre di sinistra non riesce a fare il retarget con la torre bombardiera al nostro avversario e gli tiriamo giù la torre senza nessun problema. Come vedete ragazzi siamo anche sopra di Elisir, oltre ad avere un drago la centrale, direi di andare a chiudere pesantemente la partita. Riaprendo dal principio con un mago di ghiaccio di nuovo sulla sinistra, dovrebbe rocchettarmelo, infatti eccolo qua il rocket, ma io sfrutto i 6 di Elisir che lui ha speso per aprire con ben 2 tris, uno di lancieri e uno di mini scariche, andare anche col miner a fare da tappo. E come vedete ragazzi si salva un lanciere che continua imperterrito e indisturbato a danneggiare la sua torre di destra, portandola a 1422. Attenzione alla princess che entra di nuovo, ma non è poi così tanto preoccupante come giocata, possiamo tranquillamente troncarla. Ed eccolo là ragazzi il cacciatore, la nuova carta, una delle due nuove carte che sono state rese disponibili da questo aggiornamento. Noi siamo full mana, quindi mettiamo giù un mago di ghiaccio per rallentare tutto, un bel drago che deve subire i colpi e Bombarolo e goblin cerbottaniere, uno a destra e uno a sinistra, per andare a fermare anche l'ingresso del suo grider e l'ingresso del suo scheletro gigante che non fa assolutamente niente. Giù di nuovo con il tronco prima che la princess possa sparare. Come vedete lui gioca gang e cacciatore, il nostro mago di ghiaccio riesce ad eliminare i goblin normali anche se poi viene distrutto dall'attacco del cacciatore, ma non abbiamo nessun problema perché le mini scariche hanno fatto veramente malissimo e lo splash del drago può andare a eliminare
le ultime sue due truppe. Come vedete, qua siamo sotto di prepotenza, ragazzi. Andiamo a spingere tantissimo giù anche la seconda torre. Sotto centralmente i quattro goblin che sparano dalla lontana, e con un tronco andiamo a portare la torre a 1125. Qua, ragazzi, abbiamo visto come l'utilizzo delle miniscariche in difesa, aiutate dai lancieri, siano veramente indispensabili per andare a fermare attacchi veloci, come potrebbe essere quello di uno Grider, o attacchi un po' più lenti ma violenti, come potrebbe essere quello di un mega scheletrone. Andiamo, ragazzi, a vedere l'ultima partita prima di salutarci, sempre giocata alla grande con queste miniscariche. Qua abbiamo, come al solito, la scelta. Andrei invece con questa partita con un mago elettrico e di nuovo i goblin lancieri, che secondo me aiutano tantissimo insieme al miner. Queste miniscariche le andiamo infatti a prendere in questo momento, dando a lui di nuovo il cacciatore, carta che ancora non ho capito se sia forte o no, magari dovrà ancora essere sistemata. Aspettiamo di recuperare tutto l'elisir e facciamo un'apertura tranquillissima con la princess sulla sinistra, in modo da vedere cosa farà lui, che apre infatti qualche istante fa con un cavaliere. Vediamo se a 10 di elisir possiamo splittare dei lancieri di nuovo. Eccolo lì, il cacciatore giocato in fase offensiva. Siamo ancora a 10 di elisir, splittiamo anche gli arcieri, che devono assolutamente rendersi efficaci insieme al mago elettrico per fermare il suo cimitero. Viene pallafocato il mago Zap, giustamente, ma noi abbiamo comunque l'arciere indisturbato che va insieme alla torre a togliere gli scheletri, e poi il cacciatore gigante davanti che può tirare ben due legnate e portare la torre a 2112. Attenzione all'ingresso di nuovo di Princess e arciere. Princess che viene distrutta purtroppo non prima però di avere tirato una scoccata con un tripla freccia. Di nuovo il miner va a danneggiare la sua torre in alto a sinistra, portandola a 1652. Siamo messi benissimo e siamo più alti di elisir. Di nuovo attacco veloce con O'Grider e cavaliere. Noi andiamo con le tre miniscariche e i tre lancieri, entrambi giocati in due punti differenti della mappa, in modo da non dargli la possibilità di pallafocarceli in un unico shot. Infatti, come vedete, ragazzi, non subiamo neanche un danno. Abbiamo di nuovo il mega tank davanti, lui va a tirare male la fireball, regalandomi quindi di nuovo una miniscarica che non è assolutamente colpita. Gigante davanti, e anche in questo caso la miniscarica non viene colpita dagli spiriti del fuoco, quindi possiamo tranquillamente proseguire il nostro incedere verso la torre del re centrale. Qua, ragazzi, è tutto finito. Lui gioca comunque un cavaliere sul miner, ma il gigante, i due arcieri e la mini scintilla, che è lì dalla primavera del 71, stanno continuando a sparare. Non penso che lui potrà fare niente, ed infatti l'ultima freccia scoccata dall'arciere tira giù la sua torre del re. Beh, ragazzi, io penso che queste due nuove carte, anzi, se devo essere più preciso, questa mini tris di scintille, visto che non ho ancora provato il cacciatore, sia da usare assolutamente come supporto sia a truppe che colpiscono dalla distanza che a tank, come potrebbe essere un gigante, ma anche a truppe veloci come potrebbe essere un O'Grider. Ho fatto anche delle partite con le mini scintille con la mongolfiera e si sono veramente veramente comportate alla grande. Beh, ragazzi, questa era solo un antipasto di quello che ci aspetterà nei prossimi giorni, anche qui sul canale, relativo ovviamente a queste due nuove carte e relativo ovviamente a tutti gli aggiornamenti che sono stati inseriti in questo nuovo, in questa nuova versione di Clash Royale. Io vi ricordo sempre di lasciare un bel like se ancora non lo avete fatto, e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che c'è in Clash, in GTA e anche in Fortnite. Noi ci vediamo presto! Ciao!